22 settembre, il seminatore uscì a seminare il suo seme. Il mondo cristiano dei nostri giorni vive in una grandissima confusione della mente e del cuore. Essa è frutto dello smarrimento della sua missione. Cristo infatti non ha mandato i suoi apostoli nel mondo perché costringessero gli uomini ad accogliere la sua parola. Li ha mandati perché facessero risuonare il lieto annunzio. Paolo è il grande seminatore della parola e anche il grande maestro che insegna come la parola va seminata, senza risparmiarsi in nulla, facendosi tutto per tutti per guadagnare qualcuno a Gesù Signore. La missione è obbedienza, non compromesso e resa al mondo. Essa è nel dono della parola a tutti, sempre, è verità eterna. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. Attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Atti degli Apostoli 20:18-31. Rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro, davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno, annuncia la parola. Insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. 2 Timoteo 3:14-4:5. Oggi un pensiero malvagio sta conquistando la mente dei cristiani. Per tutti la predicazione non è più obbedienza al comando di Gesù di spargere la parola in ogni cuore. Sta diventando invece un adeguamento al peccato. È questa vera resa del cristiano al pensiero di Satana. Al seminatore è chiesto di seminare, nient'altro. Poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi cresciuti insieme con essa la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole,
affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo. Il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che dopo aver ascoltato la parola, con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Luca 8, 4-15. Vergine sapiente, angeli santi, fate il cristiano solerte, seminatore della parola.